riuscito a mettere insieme degli autori che amiamo tutti. Uno lo citi tu stesso ed è Rossellini ed è, come dire, chiaro. L'altro regista che a me immediatamente è venuto in mente è Robert Kramer. Per il senso dell'attraversamento dello spazio come gesto morale, politico, spirituale soprattutto. E poi c'è l'aspetto sonoro che ho visto su grande schermo è ancora più evidente e mi sono spiegato perché continuava a venirmi in mente anche il cinema di Straub-Yule, insomma, per questa dimensione statica del sonoro che però poi si trasforma in gesto di vita. Ecco, volevo chiederti se nel concepire, nel progettare il tuo lavoro avevi in mente un percorso di questo tipo proprio creativo, non tanto proprio come citazione, ma proprio come esperienza tua di formazione creativa. La rispondo in spagnolo. Ok. Bene, quale? La referenza a Rossellini è certissima, è concreta y especialmente, no sé si por el modo de filmar, pero especialmente obviamente por el personaje el franciscano, a pesar de que en la orilla del río, nosotros filmamos siempre a orillas del río, por ahí cerca hay un monasterio franciscano, entonces para mí era una excusa perfecta para filmar algo que tenía ganas de filmar hace mucho tiempo, que era una especie de cita al final de Francesco Giuliani di Dio, que es una escena que me gusta muchísimo, y es un film que fue para mí muy importante también en mi formación. Más allá de eso, no. Yo naturalmente no trabajo con referencias concretas, por ejemplo, no, cuando filmo no suelo mostrarle a las demás películas como referencias, o mismo yo mientras filmo en los días de rodaje no suelo ver películas en directo porque prefiero trabajar de una manera más libre y más pura. ¿Quieres que frene y luego sigo Sí, o puedo seguir? Pero en el caso de Rossellini, me imagino que indirectamente puede llegar porque me formé viendo sus películas y fue un descubrimiento para mí muy importante, una revelación sobre lo que podía hacer el cine muy importante. En el caso de Kramer y de los Straub, puedo entender la relación, pero yo personalmente no la trabajé de manera cercana a eso, pero puedo entender la relación. Pero me parece que, respondiendo a tu pregunta, lo más importante es que no trabajé con referencias concretas como para desarrollar el film. Devo dire che per quanto riguarda l'aspetto di riferimenti che hai fatto, che sarebbero i miei riferimenti diretti, diciamo, con riferimento appunto a Rossellini, devo fare una precisazione nel senso che in genere mi piace lavorare non con riferimenti concreti, diretti, ma preferisco avere un approccio più libero. Indipendentemente da quello che è, per esempio, il riferimento, quello che sono riprese che sono state fatte concrete del fiume e così via. L'unico, diciamo, riferimento che può essere considerato concreto e ancorato alla realtà è quello di Rossellini, e per quanto riguarda la presenza del fraticello, del frate, che in questo caso Rossellini per me è sempre stato, è stato veramente una pietra miliare nella mia vita, nel senso, è stato molto importante. E in questo caso mi è piaciuto tantissimo fare questa specie di citazione, questo riferimento a Rossellini e al suo film, Francesco Giuliani di Dio. Però al di là di questo, in realtà preferisco lavorare con maggiore libertà. E per quanto riguarda Robert Kramer e Straub, senz'altro ci possono essere, diciamo, come dici tu, dei punti in comune, ma non direttamente voluti, nel senso non è qualcosa a cui io ho lavorato direttamente, è un qualcosa che non è inteso direttamente. Il film nasce da una relazione molto concreta con il tuo protagonista. Ecco, vuoi dirci qualcosa di questo? Sí, bueno, fue
un momento muy revelador para mí conocerlo a él. Y diría que fue casi azaroso. Yo tenía ganas de trabajar con un protagonista de origen africano, pero no era una premisa fija e inevitable. Sucedió que puse un aviso que buscaba actor o alguien que esté interesado en realizar una película, y fue el único que puse un aviso en una página, en un sitio web, y él fue la única persona que me escribió. Nos juntamos a tomar un café, me contó que era actor, que vivía en Berlín hace un tiempo, que no estaba consiguiendo trabajo últimamente, que solo lo llamaban, lo habían llamado muy pocas veces para hacer algún que otro corto, película, pero siempre con un con una mirada un poco miserabilista o sensacionalista sobre la situación del inmigrante en Alemania. Y tenía ganas de probar otras cosas. Yo le dije que quería trabajar sin guión, lo cual sabía que era un riesgo porque a los actores generalmente no les gusta saber qué, no saber qué están haciendo. Pero aceptó sin problemas. Y empezamos a trabajar los dos juntos sobre la película, empezamos a hablar sobre el film, y el film fue naciendo de nuestras conversaciones. Y luego hubo varios momentos o puntos clave en nuestras conversaciones en los que yo me di cuenta que un poco el film iba a ir siendo contaminado por el ritmo de su lengua, por su manera de moverse, por sus miradas. Poco a poco me fui dando cuenta que quería que la película, así como quería que la película sea el río, que la película también sea él en un punto. De ese cruce fue haciendo el film. Sí, senz'altro, l'attore è, diciamo, la sua presenza e il fatto che sia una persona di colore. In realtà era da molto che volevo lavorare con una persona del genere, un attore africano, però nel caso specifico per questo film si è trattato sì di un qualcosa di voluto, ma anche dovuto al caso sotto un certo punto di vista, nel senso che avevo messo un annuncio su una pagina web in cui appunto facevo riferimento a quello che era la mia richiesta, dicevo che cercavo un attore per questo genere, e cercavo un attore per un film, e lui è stata l'unica persona che ha risposto, mi ha contattato e ci siamo incontrati, e mi ha rivelato durante le conversazioni che lui era un attore e che ultimamente però non si trovava in un ambito, diciamo, di lavoro che poteva essere più confacente per lui, nel senso che non lo chiamavano, sì, lavorato a corti, altri film, ma sempre lo chiamavano a fare lo stesso tipo di parte, nel senso quello dell'immigrato, quindi questi lavori sull'immigrazione vista però da un punto di vista un po' derogatorio, miserabilista appunto, e che quindi avrebbe, gli ho chiesto se avrebbe gradito, se mi sarebbe fatto, avrebbe fatto piacere lavorare in questo tipo di film, quindi un altro punto di vista, e di lì abbiamo incominciato senza copione, senza nessuna sceneggiatura, cosa che era un po' rischiosa, nel senso che so benissimo che, insomma, gli attori più delle volte non piace non sapere che cosa stanno facendo, che cosa dovranno fare, e quindi lui ha accettato, ha detto che andava benissimo, abbiamo incominciato a conversare, quindi, e mano a mano che conversavamo, il film si costruiva, diciamo, non soltanto con il personaggio del fiume, che era quello inizialmente inteso, ma anche il film veniva, diciamo, contaminato, tra virgolette, nel senso veniva impregnato di quello che erano le sue movenze, di quello che erano le sue fattezze, di quello che era la sua lingua, il modo di anche di parlare, e mi sono reso conto a un certo punto proprio che volevo che il film diventasse, avesse come protagonista sia il film sia lui. Y luego fue obviamente interesante, más allá de nuestros distintos orígenes, yo vengo de Argentina, de Sudamérica, de Burkina, de África, más allá de nuestras diferencias culturales y de nuestros distintos contextos de donde veníamos,
fue muy interesante también ver los puntos en común que los dos como inmigrantes en Berlín íbamos encontrando y luego cómo esas experiencias que nosotros pensamos que eran únicas de cada uno de nosotros en realidad eran experiencias comunes. Eso obviamente fue también una situación muy linda y un motor para avanzar en el film. E inoltre è stata anche una situazione molto bella e anche un motore, diciamo, trainante del film, il fatto che avessimo in fondo dei molti punti in comune dal punto di vista di essere immigranti, nel senso indipendentemente o al di là del fatto che veniamo da due paesi con in realtà geografiche completamente distanti e separate, vengo dall'Argentina e lui dal Burkina Faso, e nonostante le differenze culturali, sociali e così via che ovviamente imperniano questo tipo di provenienza, ci siamo resi conto che entrambi vivendo a Berlino come alieni, nel senso di immigrati, questa cosa ci accomunava dal punto di vista dei problemi, delle difficoltà, dell'inserimento e così via. E quindi mi sono reso conto che la situazione che uno considera sempre molto personalmente unica in realtà è rispecchiata in altre persone. Questa cosa, cioè determinate problematiche, determinate esperienze di vita possono essere comuni, condivise, e quindi questo ha permesso l'ulteriore costruzione del film. Parlavi appunto del film che è impregnato di lingua, no? Di lingue, però anche impregnato di aspetti sonori. In questo senso volevo chiedere a Riccarda di dirci come ha lavorato anche in relazione appunto alle esigenze che erano di Alejandro, di Alejo, scusa. Poi di Alessio anche. Alessio. Può contare in Y yo, viviendo con él, la trabajé desde un principio hablando con él mucho sobre la película, sobre sus encuentros con Isaka. Me iba mostrando pedacitos, también como él mencionaba, el ritmo del idioma de Isaka y también su voz grave me inspiraban mucho para ese trabajo de postproducción de sonido después. Lo que yo vi como un camino que sí, como que seguía todo el proyecto y toda la película fue el tema de la confusión. Como confusión de identidad, tanto con la situación de inmigrante, tanto la confusión entre el hermano y el hermano, tanto la confusión en la situación cuando vemos al franciscano que lo encuentra ahí y quiere brindar ayuda y es como muy entusiasta y se confunde porque aunque no está explícito uno piensa él quiere ayudar porque ve a un negro ahí y se confunde y quiere como casi regalarle su bondad y también esas confusiones muy sutiles que no sé, yo las leí ahí. Las quería trabajar a través del sonido también. Por eso también hay confusiones entre lo que es música, lo que es sonido, diseño de sonido. Hay confusiones entre lo que es un diseño de sonido más bien realista y surrealista también. Fue más que nada el tema de la confusión, trabajar desde ese lado y trabajar el diseño de sonido como otro carácter más. Ho diciamo lavorato, ho vissuto questo film vivendo insomma con Alessio. E quindi ho vissuto diciamo quello che è stato lo sviluppo del film, man mano mi mostrava dei pezzi, degli spezzoni e ho incominciato a comprendere man mano che anche il suono, che il sonoro insomma, il suono poteva diventare un personaggio del film attraverso lo sviluppo del suono stesso, che fosse musica o suono di per sé,
intorno attraverso quello che era il tema della confusione, perché mi è sembrato a un certo punto di capire effettivamente da quello che vedevo, da quello sviluppo del film, che vi siano dei momenti, insomma, di la confusione impregni il sottostrato del film, confusione a tutti i livelli, di tutti i generi, nel senso che vi è non solo quello che è la sensazione di confusione che può essere creata nella persona quando parliamo dell'immigrante in un altro paese, che quindi si trova confuso nell'ambiente, ma la confusione, quindi il sentirsi confuso del personaggio, e questo era anche derivato dalla conversazione di cui mi parlava anche Alice con Isacca. E il fatto, quindi, sentirsi confuso per quanto riguardava l'avvenimento tra fratelli, quello che era successo tra fratelli, la confusione, quindi anche a livello, per esempio, del francescano, dall'intendimento di quelle che sono le sue azioni, o il fraintendimento che potrebbe esserci della sua bontà, del suo avvicinarsi, che vede questa persona automaticamente con grande gioia offre il proprio aiuto con grande bontà, che può essere la confusione nasce da questo, nel senso che uno si può interpretare come questo afflato, diciamo, di bontà nei confronti di una persona che lui vede essere di colore, per esempio, dice. Quindi e quindi anche una confusione che può essere portata a livello musica, suono reale, in modo tale che tutto ciò, seguendo questa tematica della confusione, diventi un personaggio. Carlo, a proposito di sonoro e di lavoro sul sonoro, ci sarà da dire molto, però prima volevo chiederti di parlarci un po' di come hai costruito la relazione con questo che tu ci hai detto prima essere sostanzialmente il tuo maestro. Come hai costruito la relazione in studio, in particolare, cioè il film ha una stratificazione di livelli rappresentativi del gesto creativo che è molto interessante. Ecco, volevo chiederti di raccontarci come hai costruito questa relazione, il setting vero e proprio, chiaramente non il setting, diciamo, tecnico, ma il setting proprio mentale che hai costruito, anche perché c'è da riflettere pure sulla tua presenza, cioè sul tuo film come un'interferenza ulteriore, un'ulteriore stratificazione del lavoro di stratificazione di Romano, no? Non so se avete riflettuto su questo. Sì, in questo caso, a differenza degli altri, risultava ancora più complesso rapportarsi, diciamo, in rapporto agli altri miei lavori con il soggetto, proprio perché non essendoci una struttura di base, un racconto, una sceneggiatura, come sempre, diciamo, ho tentato di fare, come cerco di fare, era quello di eliminarsi completamente, no? Cioè l'autore che in qualche modo dovrebbe, o comunque che osserva, annullarsi completamente. E il tentativo è stato questo, cioè quello di tentare, appunto, tentativo anche quello di tentare, ma è sempre molto difficile nel momento in cui si è dietro un obiettivo annullarsi. Allora, quale può essere l'opzione? Quella di diventare la cosa che si sta filmando. Qualcuno ha detto, no, che l'osservare è composto da due cose, non è solo l'occhio, ma è anche l'oggetto che viene osservato. E proprio in questo gioco rientra tutto questo discorso del rapporto materico, carnale, tra colui che osserva e colui che viene filmato, mi piace dire sempre, tra il colonizzatore e il colonizzato, tra la vittima e lo schiavo, che a un certo punto tutto salta, per fortuna, e in questo rapporto fisico si diventa un tutt'uno tra il soggetto filmante e il filmato, ma anche tra l'occhio, la materia, il suono, quindi la separazione non c'è più. E allora il tentativo, mi piace utilizzare questo termine perché proprio è stato un tentativo, era quello di provare a filmare Sambati con un occhio vicino, non simile, alla sua azione dello scalpo, dello strappare, dell'eliminare, ma in questo un po' rientrava nel discorso mio visivo, no?
pensando anche alle altre cose, e quindi quello che io chiamo il salto della retina, quindi sbloccando l'obiettivo dalla macchina da presa e facendo cadere l'immagine sull'osservatore, o mediante lenti o mediante staccando, come faceva anche Andy Warhol, no? L'obiettivo dalla cinepresa. Quindi il salto della retina è un ulteriore strappo che si dà alla visione, come tu dici, no? A questa stratificazione artistica, in questo caso di Romano Sambati. Ma nel momento in cui eravamo lì mi rendevo conto che tutto questo, alla fine il film è un'apoteosi dello strappo, no? Ma me ne sono reso conto lì, alla fine, dopo aver visto le varie ore filmate, mi sono reso conto che la maggior parte era uno strappare. Allora questo nauseante strappare diventava qualcosa che forse già avevo dentro, quello della sottrazione, dell'eliminare, è quello che fa Sambati. Poi alla fine il film serve per me per far conoscere Sambati, non me. È una pittura in cui il colore non c'è più, quindi è un dipingere senza colore, quindi un'inutilità, una lotta inutile, una cosa impossibile. E allora in questi scalpi, in questi strappi continui, ritrovavo la pelle, poi la pelle che nelle opere di Sambati non c'è, no? Ma la pelle diventa un ulteriore, qualcun altro, Krossowski dice, no? È un ulteriore vestito del corpo, quindi un corpo nudo in realtà non è nudo, per renderlo nudo bisogna strappare la pelle, quello che diceva Francis Bacon, bisogna togliere e lasciare forse l'anima. E allora in questo strappo continuo tutto sto discorso, diciamo, inventato al momento, cioè inventato, scoperto, ecco, no, non inventato, non documentato, che è un termine che diciamo molto lontano, ma scoperto al momento, ma scoperto grazie all'attività, all'azione chirurgica di Sambati, che è quello che ho tentato poi con un occhio molto in macro di portare fuori. Quindi se non si conosce Sambati, non si vedono le opere, potrebbe anche essere qualcuno che sta facendo un intervento, in particolari passaggi, un intervento chirurgico su di un corpo, no? Sì, diciamo questo. E in questo discorso anche il suono diventa, si amalgama col tutto, quindi io non trovo una differenza tra ciò che l'occhio vede e l'orecchio ascolta, perché lo strappo o le lame su delle colombe, che dovrebbero essere colombe della pace, il simbolo di qualcosa, però la lama lì diventa il paradosso, diventa il capovolgersi di questo qualcosa. Quindi quell'immagine celestiale, ma approfondendo Sambati si capisce che di celestiale c'è solo un'impotenza nell'uscire da qualcosa, quindi non rassegnazione, ma sicuramente una speranza, un'attesa di che qualcosa possa cambiare. Ma sicuramente l'arte ci fa vedere Sambati, e io penso anch'io, l'arte e il cinema non serve a nulla, non serve a cambiare nulla. E quindi diciamo c'è stato questo dialogo inconscio, o comunque questo ritrovarsi dopo anni, perché ero il professore del liceo, ma su una linea un po' comune. Quindi quello che rimane alla fine non è più la forma, ma è la materia, ma non è la materia, ma è la polvere della materia. Quindi contro la realtà, contro il cosiddetto cinema del reale, a favore di un cinema della materia, cioè di un cinema che non si limita a raccontare qualcosa in maniera distaccata, ma si butta in questo qualcosa e diventa questo qualcosa, diventa la materia. Ci sono domande da parte del pubblico, entrambi gli autori. Sì, ho una domanda per Carlo Strinzi. Volevo sapere se il film era stato in qualche modo commissionato, cioè come tu sei arrivato a questa... No, questo è un film che è nato da me, muore con me, è fatto da me, tutto da me, cioè come il 99% delle cose che ho fatto. Questo ancora di più perché sentivo urgenza, quindi sono andato da Sambati, ci siamo chiusi nello studio una settimana con una appunto Giacca 4 e un microfono da cantante attaccato su un'asta arrugginita, e ci siamo stati lì, basta, non c'è altro. Altre domande? Sì. Invece ho una domanda per Alessandro. Cioè, ho visto che in alcuni momenti, forse anche più di una volta, nei dialoghi tra il nero e il prete, nonostante che ci sia il dialogo, se entrambi contribuiscono al dialogo, la cinepresa però resta fissata su uno dei due, anche quando l'altro parla.
Allora volevo sapere come mai questa scelta. Guarda, la, lo che dicta la Academia, si se quiere, cinematográfica, o la Academia en el sentido de la normalidad de contar una escena de un diálogo, sería en el plano en contraplano o normal que todos conocemos. Me parece que este film, en principio, es un film que está filmado en contra de esas reglas. Y no sé, Kiarostami decía que era más interesante ver al que escuchaba que al que habla, y obviamente no está filmado de esa manera tan radical, pero sí me interesaba que la película sea más libre en el sentido, no necesariamente mostrar al que habla, luego al que contesta, luego al que habla, luego al que contesta, sino, no sé, permitir un fluir de la escena un poco más libre de esas reglas. Luego hay decisiones del montaje que son puramente rítmicas, porque uno trabaja con los ojos y con los oídos, y la justificación de por qué el corte en un momento es absolutamente intuitiva en mi caso, y que forma parte de decisiones del momento de estar trabajando con esa escena y con esos planos. Por otro lado, hay una manera de filmar la escena que permite luego trabajar así. No es que filmé cierta parte del Parlamento de un lado y cierta del otro, sino que esa escena fue filmada sin claqueta y sin acción, etc. Sino que en los ensayos yo iba filmando también. Yo hice cámara en el film, no es que tenía un camarógrafo, entonces mientras íbamos ensayando, yo iba filmando. Tiene que ver con método también de rodaje para favorecer cierta frescura y que aparezcan cosas un poco menos mecánicas que cuando uno trabaja de manera más académica, si se quiere. Sí, creo que puedo responder así. Per quanto riguarda questo aspetto, diciamo che in realtà quello che volevo fare era, cioè non è che sia una decisione ponderata, diciamo che è stato un qualcosa di più intuitivo dal mio punto, cioè personalmente, nel senso fare un qualcosa che rendesse il film più fluido e il modo di girare l'approccio anche più libero. Nel senso che che risulta quindi in quello che è lavorare avverso, contro tutto quello che è, sono le regole della cinematografia classica, che dice che insomma bisogna mostrare quando uno parla, se non c'è la macchina che lo riprende, e poi quando c'è la persona che risponde bisogna far vedere l'altra persona. Quindi questo gioco a me in questo caso sarebbe stato forzato, perché avrebbe forzato la mia libertà di lavorare, nel senso che in questo caso non, ho girato io ho fatto le riprese, non è che avessi un direttore della fotografia o un cameraman comunque, e senza Chuck, senza azione e così via, e ho ripreso principalmente quello che era il personaggio che parlava, perché in ogni caso quello che si insomma rispettare un ritmo preciso della visione, della narrazione, perché quando uno gira, insomma lavora del materiale, utilizzano gli occhi, le orecchie, quindi ciò che si vede, quello che si sente, quindi e in ogni caso, e anche quando uno vive nel mondo, non so, si riesce a sentire anche, cioè si sente anche se non viene mostrato colui che sente. E quindi questo mi ha permesso una maggiore libertà di approccio, almeno intuitivamente per me, e penso che questa sia la risposta. Però nel rodaje trabajo de manera absolutamente intuitiva, entonces no.
Me gusta trabajar sin decisiones previas, como fui ese día al rodaje sin saber, ok, voy a filmar en primer plano o en general. Por otro lado, me pareció un momento en que el franciscano se apoderaba formalmente también de la película, no solo en contenido. Y en ese sentido me parecía importante dedicarle cierta atención e importancia al franciscano, que no sea simplemente un personaje secundario. Però quello che io ho percepito, io non sono un esperto di cinema, è che sicuramente si percepisce la violazione della regola, sicuramente si percepisce, lo spettatore, come dire, come me, percepisce la violazione della regola, però io ho avuto un'altra sensazione, cioè la sensazione che ho avuto io è che mentre la regola accademica presuppone uno spettatore oggettivante, cioè che guarda la scena dall'esterno, invece il fatto che i dialoghi siano appunto, si svolge il dialogo, ma la cinepresa sta ferma su uno dei due per più tempo, quindi dando allo spettatore questa sensazione della violazione della regola, però contribuisce a far sì che piuttosto che avere uno sguardo oggettivo, per cui io guardo sempre chi parla, invece io è come se entrassi dal punto di vista dei protagonisti di questo dialogo, quindi rispettivamente Panche o il francescano. Quindi la percezione che ho avuto è di una rottura dell'oggettività e quindi di un maggior coinvolgimento emotivo rispetto allo spettatore, che è come se sentisse da Nero le parole del francescano o da francescano le parole Direi che quello è lo più bello di fare un film, perché per me non è facile spiegare con parole quello che faccio. Penso che per me è bellissimo quando altri possono utilizzare parole per spiegare o descrivere una cosa che faccio. Quindi penso che uno faccia, o io faccio i film per mostrare naturalmente, e per vedere, per provare o per sperimentare cosa può fare questo film in altre persone. Vuoi chiedere Mi altri solo quello che aveva detto prima o no? No, quello che aveva detto prima che doveva essere tradotto o no? Io non ho capito. Sì, sì, mi ricordo. No, giusto per chiusare, era solo tanto per confermare appunto che in questo caso era una questione di almeno approccio intuitivo al lavoro, dice da parte mia, nel senso che a me non piace per lavorare partendo da delle impostazioni previste o da una strategia, diciamo, di ripresa già preimpostata, e mi piace appunto avere questa libertà per cui non, a livello di montaggio sì, posso riflettere con calma e puntualmente poi sulle immagini, sulle scene e così via, ma a livello di riflesse mi piace essere libero di riprendere quello che vedo, non di dover fare delle riprese che sono già state previste, se deve essere un campo lungo, un primo piano, quello che è. No, mi piace riprendere quello che sento in quel momento pregnante. Va bene, noi dobbiamo purtroppo liberare la sala, purtroppo per fortuna, perché comunque c'è un altro film, per cui ringraziamo i nostri autori per essere stati qui. Grazie mille.